In archivio la quinta edizione della Fiera Primaverile degli Uccelli a Terra Nuova, un fine settimana di eventi legati alla manifestazione che replica quanto accade nell'ambito del perdono. La gara, peraltro, è stata estesa anche fuori dai confini regionali. C'era l'incertezza del meteo, invece ci ha assistito fino alla fine della gara e anche alle premiazioni che sono andate. La gara è andata al di là di ogni più rosea aspettativa, perché dalle 150 gabbie che avevamo iscritto fino a ieri pomeriggio abbiamo oltrepassato le 200, perché sono venuti molti, molti garisti dal nord. Questo ci riempie di orgoglio e ci dà la spinta per iniziare a organizzare la sesta edizione nel 2018. Erano presenti tantissimi animali in gara, sia dai tordi bottacci, tordi sasselli, cesene, fringuelli, passeri e allodole. C'erano presenti anche espositori e diciamo garisti del Veneto che abbiamo accolto molto volentieri, e quindi la manifestazione anche questa è andata a gonfie vele. Da non dimenticare tanti eventi collaterali, dalle esibizioni di Dimensione Maremma al giro in moto delle frazioni, alla mostra fotografica in sala consigliare e la fiera in centro, insomma un weekend da vivere a 360 gradi. La partecipazione anche in questa edizione è stata egregia, e tra l'altro è un'edizione impreziosita anche dalla corsa ciclistica organizzata in particolar modo grazie al supporto di Carlo Cardinali. I cittadini valdarnesi come al solito hanno risposto bene, quindi ovviamente questa è una festa che sa di tradizione, che è diventata un po' un preperdono, ma è anche un'occasione per l'appunto per stare insieme e vivere quello che è il nostro centro storico, conoscere quelli che sono i prodotti dell'enogastronomia e tutto l'aspetto soprattutto rurale, perché ovviamente Terranova ha questa duplice anima, ha un fondo valle che è produttivo, commerciale, però ha anche le zone collinari che ovviamente hanno la loro caratteristica principale nell'essere per l'appunto un elemento di tradizione rurale e anche di economia rurale.